Oh, eccoci, eccoci raga, come va? Che si dice? Finalmente siamo ragazzi su Gotham Knights. Allora, ho avuto un po' di difficoltà a portarlo subito. Allora, quando è uscito, vi informo già che non l'ho potuto giocare subito, sono scaricato. Perché il mio computer, a parte che l'ho aggiornato e lo ripeto, finalmente una GTX 3070T, una 1000 gold di alimentatore, 64 fps, cioè di RAM, tecnicamente è un i7. Dovrebbe stare bene questo gioco, ma io cerco di portare la più alta definizione possibile, 4K, ok? Sottolineo il termine 4K, ok? Perché io porto la risoluzione più elevata possibile per questo gioco. Mo io vado su nuova partita, perché ho fatto già una partita di 40 minuti giusto per provare il gameplay. Quindi giusto per, ve lo dico già. Quindi lo ricominciamo volontariamente da capo, assolutamente. Vediamo la nuova, il gioco, lo analizziamo pure. Cercherò di portarlo tutto, soprattutto i video dureranno 40-50 minuti, raga. Possono durare tanto, tanto. Quindi non pensate che saranno quei video fast. No, assolutamente no. Detto questo, proprio ora mi do da fastidio all'orecchio. Proprio ora, oltre a questo, io ho messo un'ottima risoluzione, quindi speriamo che non darà problemi. Se ci sono cali di frame o problemi che il mio computer non lo supporta, devo abbassare qualcosa. Ce l'ho dal 4K a 2K, raga. Semplice. Vediamo un po'. Dovrebbe funzionare tutto. Se state vedendo questo, sono morto. Ok, bene. Ora spero che non ci saranno cali di frame e tutto il resto, perché li ho avuti. Però ho scoperto che hanno tolto in una patch l'anti-cheat, il Devow, mi sembra, Devow, non lo so. Praticamente dava peso al gioco, almeno alla versione PC. Sì, perché io gioco su PC, raga, eh. Io gioco di far vedere tutto in 4K perché, raga, è brutto portarlo a 1080p di qualità. Rovina proprio il gioco, visivamente almeno parla, eh. Ora vediamo in ambiente. È finita, basta così. Ho voluto portare questo gioco, uno perché mi piace il mondo DC Comics, Marvel, eccetera. Però il mondo di Batman, l'universo, è il mio preferito. Quindi sei una delusione, un fallimento. Già è molto meglio però, si vede. Hai trascorso anni a combattere questa guerra. E per cosa? La corruzione impera in tutta Gotham. È in agguato in ogni ombra. Quella maschera non ti serve. So che sei tu, Ra's al Ghul. Hai permesso questa blasfemia, questo sacrilegio. Credevi di potermelo nascondere. Bello combattere per Batman. I trucchi non salveranno Gotham dalla resa dei conti. Non ora. La città è ancora sotto la mia protezione. Il tirannosauro, bellissimo quello. Si è curato, quindi era un virus quello che è, qualcosa infetteva. Sta chiamando. Ah, sta chiamando gli altri. Nessuno verrà ad aiutarti. Mi occuperò di te da solo. Ah, cavolo di Frey. Ovviamente. Il simbolo dell'enigmista, eh. La cosa di Joker. Comunque il tirannosauro sembra la versione di Jurassic Park. Perché ho questa sensazione?
presto sarà finita! Tu parli troppo! Ci sono i momenti cali di frame, qualcosina c'è sta. Vedete? Qualche calo c'è sta, quel momento però. È una bella cinematica se si parla in ambito della qualità del gioco, perché non è una cinematica normale, è proprio una cutscene a tutti gli effetti, una cutscene a tutti gli effetti. Con la grafica del gioco, non è una cinematica così. Ormai dovresti sapere che non puoi sconfiggermi. Io sono eterno! Lo scudo romano. Non è quello degli Unni quello? Correggete se sbaglio. Non era... quello era un vichingo. Lascia. Hai mai compreso l'onore che ti ho concesso? Ti ho reso mio erede! Ok. Col pozzo di razza questo sarebbe stato un graffio! A differenza tua, non temo la morte. Conta di più la mia umanità. Si è fatto malissimo, si è infilzato praticamente. Però la cinematica è lunga, lo hanno detto in molti, Cioè, sta cutscene è bella lunga, etta. Cioè, guardate la qualità grafica, ragazzi. Dai, parliamone. Molto bello. Mi dispiace, non riuscivo a portare a 1080p, ragazzi. 4K forever. Batgirl, Nightwing, Robin e Red Hood. C'è da parlare molto su questi personaggi, molti hanno fatto il confronto con Arkham, la saga Arkham. Ragazzi, non c'è. È completamente un'altra cosa. Ci fanno dei riferimenti stili di gioco. Però, ragazzi, stili di gioco di questi. Cioè, di questa tipologia open world dove sarai se menano. Prima che arrivino. Hanno una base la che. Tua adorata famiglia. Vabbè, dopo ne parliamo. Li massacrerò. Uno a uno. E quando esaleranno l'ultimo respiro, io raderò al suolo questa città. Non te lo permetterò. Ma è un mattone quel casco. Gotham è la loro città ora. Sembrava la posa di Iron Man con il pugno, se ci ricordate più o meno. Di Endgame, raga. Molto. Lo so, molti hanno detto che cinematicamente parlando dura troppo, però mi piace. Non mi interessa se c'è chi è contro. Chi è contro al mondo cinematografico con quello videoludico. Però ragazzi, ormai. Sono intrecciati. Sono due mondi che ormai si toccano. Se non ci sta un po' di lore con questa cinematica e grafica, ormai non è più un videogioco. Almeno per i tempi attuali.
Se state vedendo questo, sono morto. È un codice nero. Il messaggio si è attivato quando ho distrutto la Batcaverna e il suo contenuto. So che non sarà affatto facile. Lo avete fatto anche voi. Mi spiace per questo finale. I criminali di Gotham si accorgeranno presto dell'assenza di Batman. Non contate sulla polizia. Non si fidano più dopo Jim. Ingaggiate il bersaglio. Granata! Vi ho lasciato il campanile come base operativa. Molta tecnologia è obsoleta, ma c'è l'equipaggiamento e i miei file. È molto interessante vedere che non è una semplice cinematica, ma è tutto sulla grafica del gioco. Non è una cinematica che sono indipendenti dalla... Molti di voi conoscono dal gioco. Dalle pagine di Cronaca Rosa. Un miliardario pieno di fascino. E... era così. Ma non era soltanto quello. Era mio nipote. Era un amico, un mentore e un benefattore per tutte le persone presenti qui oggi. E a chi non ha potuto conoscerlo come noi, voglio dire solo questo. Bruce era Gotham. Amava questa città più di qualunque cosa. Lui ha protetto questa città. Ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per la giustizia e l'uguaglianza. Nulla poteva fermarlo. E sosteneva ogni progetto fatto per il bene di Gotham. Credo che nel ricordarlo così... lo ricorderemo per com'era realmente. No, comunque ripeto, in ambito... cioè, i cult scene, questa è praticamente una cult scena, ragazzi. Cioè, sono quelle scene che vengono usate durante, con la grafica dei videogiochi, ok? Adesso sono diventate cinematografiche. Mi avete sempre guardato le spalle. Gotham sarà al sicuro. Addio. Buona fortuna. Ed è interessante come è cambiata l'evoluzione, ragazzi, dei videogiochi. Io mi ricordo ancora le cinematiche che erano completamente indipendenti, create a parte, e poi fai i video create apposta per poi fare... che erano nell'intermezzo del gioco. Punto. Però non avevano neanche la grafica dei videogiochi, niente. Non aveva niente in corrispondenza. Qua invece... il livello è colossale, cioè. Ok. Ok, vediamo un po'. Come sta Alfred? Cosa ti aspetti?
3 anni per mandarlo in vacanza e ora Bruce è morto. Ha chiesto del tempo. Lo sa che non c'eravamo nemmeno noi, vero? E tu invece? Hai lasciato il discorso a Jacob Kane. Si è offerto. Ha pensato che per lui sarebbe stato più facile. È lo zio di Bruce. Bel discorso. Tutto quel parlare di un protettore che lavora dietro le quinte. Se solo sapesse. In quel caso Catherine non sarebbe stata lì. Non me la vedo proprio in veste di commissario antivigilanti a presidiare il funerale di Batman. Non sa anche un'altra cosa. Nell'obitorio c'è il cadavere di chi ha ucciso Batman. Ra's al Ghul è lì sotto falso nome. E deve essere cremato. E se la Lega delle Ombre lo trova? Se buttano il corpo nel pozzo di Lazzaro, non sarà più così morto. Beh, se preferisci organizzare un'irruzione dentro la centrale, accomodati pure. Ho decifrato il caso inviato da Batman col messaggio. Concentriamoci su quello. L'ho guardato, ma non manca niente. Non sembra completo. Ra's deve averlo interrotto mentre ancora scriveva. Dice, comporta implicazioni che potrebbero sconvolgere Gotham. Inquietante, ma non utilissimo. Si può dare un'occhiata in un paio di posti. Cantieri, una cava. Ha anche nominato il dottor Langstrom. Lo conoscete? È uno zoologo della Gotham University. Non saprei in che modo possa essere coinvolto. Dividiamoci i compiti. Poi vediamoci al campanile. E da lì partiamo. Okay. Chi parla con Langstrom? Ok. No, questo è interessante. Ho fatto queste inquadrature perché ora sti scegliere il personaggio. E analizzo un po'. Per prima cosa ho voluto fare queste inquadrature per farvi vedere le animazioni facciali. Perché sì, è vero. Ricordiamoci che questo gioco doveva uscire per PS4 e PS5. Quindi era una cross-gen. Poi è stato spostato solo a next-gen. Sì, lasciamo stare le critiche e cose varie. Però in ambito tecnico, visivo, per esempio, vabbè, visivamente come texture è nettamente superiore. Però, ecco, magari movie capture un poco non è così tanto next-gen. Però, chi se ne... Allora, andiamo con ordine. Dick Grayson, ragazzi, il primo Robin di Batman. Attenzione, lui ha seguito molte le orme di Batman, però poi l'ha abbandonato, l'ha lasciato stare. In realtà se n'è andato perché ha voluto fare il vigilante per fatti suoi. Piccola parentesi, lui è iniziato a lavorare da solo. Si era pure messo con, ve lo dico subito, con Batgirl, ovvero Barbara Gordon. La cosa è molto divertente perché perché il nostro caro Nightwing, Dick, è noto anche nella serie degli anni 60, perché sarebbe stato il primo appunto Robin con calza quella calza brutta, rosso e verde, bruttissimo. Considerate che lui si è fatto crescere i capelli, diventa un po' più ignorante, cose varie, un buon personaggio che comunque mantiene molto lo stile di combattimento di Batman. Infatti è acrobata nato, sì, perché è stato adottato da Batman quando lui lavorava in un circo. Sì, era un acrobata a tutti gli effetti. Di cui lui, poi ne parleremo bene sul suo personaggio. Combo rapide, quindi usa i manganelli, ottimo. Arriviamo con Batgirl, ovviamente figlia del commissario Gordon, che qua a quanto pare è pure morto il commissario Gordon. Quindi praticamente tutta next gen, cioè nuova generazione di eroi. Anche esperta, sì, perché lei lavorava sui computer, quindi è molto esperta su questo campo. Forte e determinata, beh, più che altro, ecco, potente contro i bersagli singoli. Questo specifica che lei va molto in stealth, quindi non va a menare corpo a corpo. E poi abbiamo Jason Todd è un altro Robin, il secondo Robin. Quando se ne andò il caro Dick, quindi il primo Robin, Batman adottò questo Jason Todd. Parentesi, Jason Todd però l'ha trovato come teppista, come ragazzino, cioè l'ha messo nella sua ala perché gli garbava il fatto che era molto giustiziere, però anche molto aggressivo allo stesso tempo. È inutile dire, forza bruta e molto violento, anche se la maschera è alla Deadpool, però dettagli. Cecchino Provetto, sì, perché è un esperto d'armi, parleremo anche di lui quando lo giocheremo. E poi abbiamo Tim Drake, praticamente il nuovo Robin, il più giovane di tutti, è il terzo.
praticamente. Che praticamente nella lore attuale è ancora il terzo Robin e cose varie. Piccola cosa comica, nelle serie animate ultimamente Batgirl hanno cambiato l'età e ha la stessa età di Tim. Invece no, non ha niente a che vedere. È inutile dire che è un genio e cose varie. Oggi noi giocheremo con, ecco, Nightwing, ovvero Ali della Notte. Sì, partiamo con lui. Molti hanno scelto subito Todd, ho visto, o Batgirl, io invece scelgo lui. Perché è molto più alla Batman e qua mo parliamo di un personaggio che dovrebbe interagire con un altro personaggio. Però è un tutorial, quindi vi faccio vedere un po' come funziona. Io giocherò con tastiera e mouse, raga. Ci rendiamo conto, tastiera e mouse. Dick, vorrei pure parlare del personaggio, quindi in teoria è una scusa di farvi conoscere meglio i personaggi. Lo so, molti che l'hanno portato non conosco niente molto da DC Comics, però io vi farò attirare un po' l'attenzione e farvi conoscere un po' di cose. Se no che gioca a fare a Gotham, eh? Ho pure la tastiera nuova oltretutto. Non si vede, vede. La tastiera all'università. Nuova. Cosa abbiamo finora su questo professore? Kirk Langstrom. Batman ha legato un dossier incompleto al suo codice nero. Langstrom doveva essere coinvolto in qualcosa di grave. Occhi aperti e pronti a tutto, allora. Allora, nella prima run che ho fatto, quello di 40 minuti, ho parlato con Red Hood. Quindi cambiano i dialoghi. Interessante. Questa è la corsa, vedete? Salto. Salto. Caprio. Andiamo. Vedete? Oh, l'hanno migliorato. Bene, bene. Sì, perché io avevo un problema di movimento. Era spigoloso. L'hanno sistemato un po'. Dai. Otto. Interagiamo. Ovviamente. Salto. Sì, sì, già ho visto come si gioca, quindi. Cioè, già ho provato i tasti, quindi. Ecco. Cambieremo spesso personaggio. Abbiamo identificato questo tizio della facoltà, Kirk Langstrom. Bene. Lo segnalo andando all'obitorio. Ok. Cambieremo spesso personaggi, non useremo sempre lo stesso, soprattutto che cerchiamo di potenziare e migliorare. Piccola parentesi, obbligatoriamente. Cavolo. Ok. Brutte notizie. Langstrom è morto. Sappiamo dov'è il suo ufficio. Langstrom morto. Dannazione. Secondo le note l'ufficio è molto nullo. Terzo piano. Grazie. Sì, già ho giocato. Le porte per della questo. Balconata sono aperte. Entro. Sembra la posizione di Spider-Man. Ok. Bodycam attivata. Ora vedete. Se io faccio così. No, non lo fa vedere. No, dopo me lo fa fare. Allora, vediamo un po'. Lui è un collezionista di cose, questo posto. Oddio. Ok, quello è un dinosauro, credo. Sì. No. Oh, sì. Sì, credo di sì. Allora, vediamo un po' con la situation. Ecco fatto. Oh, ecco qui. La polizia non è rimasta a lungo. Langstrom deve essere morto da un'altra parte. Ecco, mo mi dice di fare questo. Eccolo qua. Ecco qua, questo è per dare un'analisi alle cose. Vedete? So già dove andare, però volevo farvi vedere un po' tutto. Vedete com'è accuratissimo. Bella la testa che si sposta. Però quello che mi interessa è questo, i grafici. Quei segni sono sospetti. Li avrà fatti. Ok, ti sei spottato praticamente. Volevo farvi vedere tutto. Vedi il suono. No, molto interessante. Quello ce l'ho pure io la cosa. Vabbè, segui le cose, seguiamo. Qui sono vicoli ciechi finora. Forse questa pista porterà a qualcosa. Mi sto intrufolando in un laboratorio. Mi è sempre piaciuto intrufolarmi. Anche quella notte in cui hai fatto scattare l'allarme. Guarda che lì sei stato tu. Vedo se c'è altro da queste parti. Allora. Sì, allora,
Allora, interessante perché comunque le interazioni sono soggettive, cioè del tipo ogni persona che scegliamo, se avessimo scelto un altro personaggio, ci sarebbe stata un'altra interazione diversa di chiacchiere, discussione. Molto interessante. Attenzione, io sceglierò personaggi che se dobbiamo affrontare determinati nemici, io sceglierò personaggi specifici che devono affrontare quei personaggi. Perché? Perché hanno delle lore in comune, quindi è ovvio, capi? Naturale. Un disastro, niente male. Ho notato. Sì, io dovrò farvi guardare tutta la panoramica, raga, perché sennò. Ecco, tanto so già dove. Langstrom è morto qui. Perché Ok. questo posto non è pieno di agenti? Sì, guarda che casino là. Intanto riguardo. Vedete? Guardate là che casino che c'è. Ah, là ci sono. Ci sono un sacco di cose Sembra che belle. Langstrom sia stato aggredito alla scrivania. Ha perso molto sangue. Ha provato a liberarsi, ma poi l'aggressore lo ha sbattuto al muro. Che violenza. Langstrom ha passato gli ultimi momenti strisciando verso quel mobile. Perché non ha provato a uscire? Oddio, che brutta. Giusto. Accidenti, una porta segreta. Cosa nascondevi, dottor Langstrom? Vedi che lo collega un cavo lì, quindi è uno di quelli. Vedete i graffi, i segni, tutto. C'è molto da vedere qui ora. Ah, ecco qua, indagine, tutorial. Praticamente visualizza cosa analizza e poi devi farti un'idea. Langstrom ha segnato queste date. Farò lo stesso. Il codice. No, non è che non mi interessa. Vedi? Qua Se lo questo dice. film era importante per Langstrom, la data d'uscita potrebbe tornarmi utile. Ok. Grey Ghost sarebbe pure una citazione parte del 92 quando sono nato io, quindi fantastico. Sì, pure novembre ho ottenuto, però è il 4, io il 28 novembre. È divertente il fatto che Grey Ghost sarebbe l'eroe di colui di Batman che ha dato l'ispirazione appunto al nostro caro Bruce Wayne di diventare Batman. Cioè, fantastico, no? Un numero di telefono. Il prefisso non è di Gotham. C'è sotto qualcosa. Ok. Abbiamo Il questo. termostato potrebbe essere anche un tastierino. So già dove andare, però Il voglio. tablet di Langstrom. Forse aveva un accesso remoto alla porta. Qua c'era qualcos'altro che ho lasciato, no? Non ho mai visto un microonde simile. Forse non serviva solo per gli spuntini di mezzanotte. Qua che cosa mi dice? Leggete questo. Quale dispositivo dà l'input? Ok, io penso questo. E infatti, dispositivo è. Cioè, vedete, ti dice. È confermato? Vedi? Vedi, ti dice di no. Ovviamente, tu puoi fare tutte le opzioni e ti dirà se è sbagliato o non è sbagliato. Io so già la risposta, che è questo e questo. Perché? Perché? Semplice, perché qua puoi mettere solo tre cifre. Qua molto di più, e quindi se mettevi molto di più vuol dire che la risposta doveva essere 04 11 90 92 per andare bene qui. Però ti avrebbe dato errato. Ok? Ci proviamo? Ci proviamo, vediamo che cosa succede se facciamo questo con questo. Vediamo cosa dice. Ecco, vedi? Vedi? Ora facciamo così e facciamo questo. Ha funzionato. Vediamo che segreti nascondeva. E ho detto, già sapeva la risposta, però era per farvi vedere che cosa succede quando si sbaglia. Un po' interessante sta cosa dell'enigma, mi piace molto questa cosa di perlustrare e scoprire cose. Madonna, questo potevo correggerlo, questo salto schifoso. Ok, vediamo un po'. Un bel laboratorio al Qualcosa segreto. di grosso. Appunto. Il tizio giocava a fare Dio, o almeno ci provava. Ok. Salamandra gigante, ragazzi, io non li ho mai visti di persona, ma ho visto in qualche video documentario, ma sono impressionanti. Le ricerche del professore di Batman erano parecchio lusche. Professore di Batman.
Ok, queste sono seppie. Però non ho mai visto seppie così grosse. Se esistono veramente, wow, ma ne dubito. Ecco, questa di Gran Seola. Cioè, Gran Seola e quell'altro, il granchio reale, quello che avete visto, sono identici, però a quanto pare ognuno ha un nome diverso. Non voglio... Che orrore. Non so neanche che cosa c'è, mamma mia. La scrivania di Langstrom. Ok. E mo andiamo avanti, dai, tanto so dove che devo cos'è? Andare. Che cos'è? Prendiamo. È un hard disk. Forse contiene qualche risposta. Meglio portarlo al campanile. Credo di aver finito. La polizia non aveva notato molte cose. Degli strani segni sui muri, un laboratorio segreto. E un hard disk ancora più segreto. Ottimo, ci vediamo qui più tardi. Aspetta, devo imparare un po' i tasti. Secondo me qua dovevo premere un altro tasto, devo usare per... Perché F è un po' scomodo. Ok, intanto usciamo. È per interagire giustamente. Ah, giusto. Qua è successo che mi sono atto spaventato perché è c'è un'inquietudine sulla cosa che... Guardate qua. Mostra scientifica, lo so mostra scientifica, però... Mostra scientifica un corner. Un allarme. Mi hanno visto. Occhio. I feti. Mamma mia, ragazzi, è inquietante. Pipistrelli. Oddio, il testino. Madonna, ma che cosa orribile. Cioè, è un coso dell'orrore qui dentro. Non mi piace proprio. Bene. Qua, quando ho giocato c'è stato i 30 fps a palla. È andato a 30 fps questa clip. Ok, va molto meglio. Quando ho giocato prima è andato a 30 fps sta cosa. Ok, gli FPS li hanno gestiti bene. Ok. Non gli ho fatto male. I freak, che ci fanno qui? Le bande si stanno scatenando senza Batman in giro e i freak non vogliono mancare alla festa. Piove sempre. Voglio dargli una bella lezione. Ci penso io. Dai. Ora c'è il tutorial. Con questo casino non posso concentrarmi sulla devastazione. Spegnete quell'allarme. Vedete? Tappo. Fermiamo questi freak prima che radano al suolo l'edificio. Saliamo sopra. Mi sento un wrestler. Oh, piaciuta. La temperatura alla quale i materiali prendono fuoco è tra i 424 e i 475 gradi Fahrenheit. Madonna, che io provo. Sì, perché l'obiettivo è Quassù! Sono laureato in incendiare cose! Mi è piaciuta la risposta, congratulazione. Ok. Meglio non farmi vedere. Ci provo. I fumi ti stanno dando alla testa? Hai ancora voglia di crimine? Ma ciao. Li blocco tutti lì fuori. Spacca, spacca, spacca. Spacca, spacca, spacca. Sta ammazzando uno. Spacca, 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 spacca. Ah no, ok, avevo paura che stava morto male. Ok, prossimo. Ecco.
Niente lotta. Sì, è più comodo così. Intanto ho fregato tutti, quindi lì. Vedete? Esperienza in più. E qua purtroppo dovevo combattere. Dentro ce ne saranno altri. Carini botti. Sta andando a fuoco tutto l'edificio. Devo sbrigarmi. Ok. Ostaggi. Mi devo sbrigare. Ok. Allora, manca tutti hanno sentito la metà del contrattacco. Ragazzi, il problema del contrattacco è che dipende dal personaggio. Perché se sparava a schivare come sto facendo io, ragazzi, non è tanto difficile. Ecco andato. È stato incredibile. Grazie, prego. Fermo, non ti muovere. Aia, gli ha spezzato il collo. Rotto. Oh. Comunque, qua mi era calato anche i frame, anche qua, nella se ti rompi anche tu. Nella quando ho fatto i 40 FPS, quando ho giocato i 40 minuti prima. Invece regge bene, quindi hanno tolto quell'anti-cheat del cavolo. Com'era per fare il blocco? Forza, verme, è troppo facile. Aia, colpito. Ok, ok, ok. Ah, hai capito, ok. Secondo me la gente non vuole il contrattacco perché non sono abituati a schivarlo. Ma chi non gioca come chi ha... Ok, andato. Vigili e paramedici in arrivo. Ehi, tutto bene? Sì, solo una nottata intensa. Sto tornando con l'hard disk di Langstrom. Ottimo. Andata, ragazzi. Questa è la prima parte. La stoppiamo mo subito a breve. Questa è la prima parte di gameplay. Tanta roba. Vabbè, qua ci mi spiega cosa devo fare, però quello con calma. Vediamo un po' quello che succede. Ok. Bene. Sì. Situazione. La parlano. Io stoppo qui, ragazzi. Mamma mia, c'è tanta roba da vedere. Però stacchiamo qui. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.